nottenera come nulla, a un tratto, col fagordardo d'ardo di lupo che frana, frana, il tuono rimbombò di spiatti, rimbombò, rimbalzò, rotolò curo e tacque, e poi rimareggiò rinfranto, e poi vanì, soave allora un canto, sudi di madre, e il moto di una culla. Cielo e terra si mostrò qual era, la terra ansante, livida e insossura, il cielo in gombo, tragico, disfatto, bianca, bianca bianca nel tacito tumulto, una casa apparì sparì d'un tratto, come un occhio che, larde e sterrefatto, si aprì si chiuse nella notte nera. Temporale, il tuono e il lampo sono tre poesie impressioniste o fotografiche di Giovanni Pascoli. Le abbiamo rappresentate attraverso un poster. Per quale motivo? Perché eh, la rappresentazione grafica della poesia ci serve proprio per mostrare quello che Pascoli vedeva, e quello che Pascoli vedeva non è stato da lui rappresentato in modo molto minuzioso e dettagliato. Perché ci vuole offrire proprio delle impressioni, delle sensazioni a partire da un paesaggio, quindi diciamo che sono delle poesie fotografiche ora, non nel senso che. Proprio della fotografia, perché? Perché la fotografia che cosa fa? La fotografia riprende esattamente quello che vede la, il fotografo, la, la macchina, la fotocamera, eh, non, non c'è possibilità di equivoco su questo, quello che vede viene impressionato sulla pellicola, ma Pascoli non fa questo, cioè non, non, non riproduce esattamente come in una fotografia. E allora perché le chiamiamo poesie fotografiche? Poesie fotografiche perché leggendo queste poesie, come abbiamo ascoltato poc'anzi, leggendo queste poesie ci sembra di avere un'immagine come se fosse un dettaglio fotografico di un paesaggio, ma allo stesso tempo. Questa stessa poesia, oltre a rappresentare una sorta di impressione fotografica, rappresenta anche una, una, una specie di quadro impressionista. Sapete, i pittori che ai primi del Novecento fino all'Ottocento dipingevano. Eh, quella, eh, paesaggi e persone non attraverso delle linee rigorose e una riproduzione precisa dei dettagli ma attraverso una combinazione di colori che restituiva soprattutto delle forme e delle luci quindi eh, davano allo spettatore delle impressioni ora Pascoli fa la stessa cosa ci dà delle impressioni per quale motivo? Beh, questo lo dobbiamo scoprire ovviamente cercando di capire queste poesie, però noi una cosa la possiamo già dire. Se Pascoli ci vuole dare delle impressioni, ci vuole offrire dei, eh, dei, dei momenti che ci colpiscono, è perché evidentemente ci sono delle emozioni, ci sono dei sentimenti all'interno di questi testi. Quindi vediamo di che cosa si tratta. Quando eh, si parla del temporale, noi tutti sappiamo che cos'è un temporale. Quindi lui comincia col descrivere il tramonto e eh, la posizione di questa poesia ci riporta a questo schema che rappresenta questo soggetto che è a posto fra il tramonto che vede davanti a sé e le nubi nere che stanno arrivando nelle colline poste alle spalle. Infatti dice la poesia: "Rosseggia l'orizzonte come affocato a mare". Quindi qui l'orizzonte rosseggia perché ovviamente il sole sta tramontando nel mare. E poi dice "nero di pece a monte". Ecco, nero di pece cioè le nuvole che stanno eh, arrivando. Quindi c'è cioè, questo temporale, questa tempesta completamente nera, immaginatevi quei momenti estivi nei quali a un certo punto diventa buio addirittura la giornata, non si vede più niente, poi c'è questo temporale clamoroso che però dura lo spazio di un quarto d'ora e poi il cielo ritorna sereno. Bene, sta arrivando proprio questa tempesta tutta nera alle spalle di chi? Alle spalle di questo soggetto che è frapposto fra il tramonto che scende nel mare e appunto le colline alle sue spalle. Stracci di nubi chiare tra mh, il tramonto e il nero delle nuvole che avanzano, ecco che ci sono queste nuvole a stracci, straccetti di nuvole, straccetti di nuvole che stanno per essere inghiottite e, mh, e quindi si annuncia, proprio si annuncia una tempesta. Tra il nero, dice a un certo punto Pascoli, tra il nero un casolare e anche un'ala di gabbiano, eccolo qua. Stanno per essere inghiottiti. Questo casolare e quest'ala di gabbiano, o meglio, forse sta per essere inghiottito il casolare e l'ala di gabbiano si intravede mentre prima diciamo di scomparire all'interno di questo nero. Quindi il nero che avanza. Il nero che avanza mentre un casolare. Sta per essere inghiottito, ma lo vediamo ancora un istante, sta per essere inghiottito dal nero e allo stesso tempo vediamo un'ala del gabbiano. Non vediamo tutto il gabbiano perché? Perché il resto del corpo del gabbiano è ormai avvolto dal nero della tempesta, spunta solo un'ala. Adesso non ci resta che cercare di capire che cosa vuole dire questa poesia, perché una cosa è evidente, questa poesia... Non rappresenta certamente un momento come tanti che possono capitare in uno spazio naturale, cioè il temporale che arriva e il tramonto e un soggetto che è lì tra queste due posizioni. E significherà qualcosa di diverso, significherà qualcosa di simbolico, di più generale, di più ampio. Allora proviamo a immaginare che la vita, la vita sia. Una, una successione di momenti sereni, belli addirittura anche romantici, poetici, molto sentimentali, pieni di affetto come il tramonto, e momenti invece bui. Momenti bui che ciascuno di noi può attraversare. Dal famoso bambino a cui è stato negato il gelato perché ha avuto mal di pancia, tutti mangiano il gelato e questo bambino di tre anni no, e, e non capisce per quale motivo non lo può assaporare il suo gelato e per lui questo sarà un momento nero esattamente come nella poesia spleen di Baudelaire sarà nella stessa identica situazione, ma un momento nero può essere eh, derivato da tanti fattori, la perdita di una persona cara, una situazione lavorativa o scolastica molto complicata e così via. Ci sono questi momenti. Ci sono questi momenti, ma forse non dobbiamo mai dimenticare che esistono anche le bellezze come quelle che la natura ci offre e quindi che ci offre la vita, i momenti belli come il tramonto e romantici e poetici e pieni di sentimento e di affetto. Ma forse l'affetto risiede nella casa, la casa che sta per essere inghiottita, ma che c'è. Non dobbiamo mai dimenticarci questo: la casa come luogo di protezione, la famiglia. Eh, famiglia grande, piccola, coppia, eh, famiglia intesa in senso largo, quindi anche gli amici stretti, cioè tutte quelle persone che possono aiutarci a sopravvivere, a comprendere, a uscire da questa tempesta che si sta avvicinando alle nostre spalle. E poi l'ala di un gabbiano, sì, magari il gabbiano è... È catturato da questo nero, sì, forse eh, lui vola alla cieca in quel momento lì, non sa dove andare neppure lui. Ma un'ala spunta e quest'ala è la libertà, è eh, l'alternativa, è eh, la possibilità di uscire da questa tempesta, è il futuro, è il fatto che la vita non sarà, non può essere, è impossibile che sia, non deve essere un, un temporale nero, una tempesta. Eh, tutta la vita. E quindi la speranza, se vogliamo. Ma noi ritroviamo l'albatro anche nella poesia di Baudelaire che vola alto e sta lontano da che cosa? Sta lontano dai problemi appunto della vita. E evita di essere catturato. Ora, qui invece, il, il gabbiano viene catturato. Viene catturato e, e non si sa che cosa succederà ma certo che avendo quest'ala fuori dalla tempesta noi possiamo immaginare che anche il gabbiano ne uscirà a questo punto però eh, noi possiamo anche dire qualcosa in relazione alla poesia di baudelaire che è spleen e nella quale si affrontano anche lì si affrontano il tramonto e il nero della tempesta cioè la speranza da una parte e l'angoscia dall'altra o diciamo l'ala di gabbiano il gabbiano che cerca di uscire dal nero, come cercavano di fare i pensieri di Baudelaire che volevano uscire dall'umida cella nella quale si ritrovava. Quindi la poesia di Pascoli potrebbe essere interpretata in questo modo, ma ovviamente poi ognuno può trarre le sue considerazioni. Certo, una cosa è evidente. È una poesia che parla del temporale, ma il temporale in quanto tale, cioè in quanto fenomeno atmosferico, è l'ultima delle cose di cui Pascoli si occupa in questo testo. Ma allo stesso modo abbiamo il tuono, perché? Perché all'interno di un temporale abbiamo i tuoni e abbiamo anche i lampi, e quindi ecco la poesia il tuono. E il tuono, che cos'è? È qualche cosa che si verifica perlomeno. Quello che ci descrive Pascoli, all'interno di una notte nera, notte nera come il nulla, questa notte terribile, quindi è qualcosa forse di peggio ancora del temporale che avanza, perché qui il soggetto può ancora vedere il tramonto, qui invece non vede niente, è proprio il nulla, è avvolto, è avvolto dalle tenebre, quando a un tratto. Col fragordardo di Rupo che frana, il tuono rimbombò di schianto, eccolo qua, il tuono rimbomba come, come una frana, rimbomba, rimbalza, rotola e quindi questo suono diventa ossessivo, diventa dominante, scuote tutta la notte che appunto per essere una notte la sua caratteristica normalmente è quella di essere silenziosa. Ma eh, il silenzio di questa notte viene. Sconquassato dal rumore terrificante di questo eh, tuono, che non finisce ma rimbomba, rotola, eh, rimbalza. E allora, a un certo punto, poi finisce. C'è di nuovo silenzio, e nel silenzio si sente che cosa? Un canto soave, il canto di una madre. Il canto di una madre che culla un bambino, il moto di una culla. Si sente questo. E quindi anche qui eh, di che cosa ci parla Pascoli? Ci parla del tuono? Ma no, il tuono è un pretesto. Eh, è un pretesto per parlarci di che cosa? Di nuovo di qualche cosa che ha a che fare con la vita. Una vita nella quale improvvisamente può capitare qualche cosa. E io non starei a fare i soliti riferimenti alla vita di Pascoli che ci lasciano eh, indifferenti perché questa poesia e questi testi valgono molto di più di un semplice riferimento contingente alla vita di qualcuno. Eh, valgono di più perché eh, vanno al di là di quello che Pascoli stesso può aver vissuto perché riguarda noi, riguarda i tuoni le scosse che possiamo ricevere nel corso della nostra vita molto spesso inaspettate perché siamo lì tranquilli in una notte magari serena però buia dove c'è silenzio stiamo dormendo quindi ci stiamo riposando stiamo ricaricando le nostre energie per una nuova giornata ma la nuova giornata non si annuncia la nostra ricarica viene interrotta da questo frastuono che ci spaventa, ci spaventa enormemente, ci angoscia, ci, ci, fa, ci procura un'ansia, un'ansia terrificante e piangiamo. Che qui sia un bambino, un adulto di 40 anni o un vecchio di 90 non ha nessuna importanza, perché sempre nello stesso modo si vivono questi avvenimenti, ci spaventano, piangiamo, ci disperiamo e ci angosciamo. Perché? Perché siamo esseri umani all'età di 3 anni, all'età di 40, all'età di 90, eh, donni, uomini, bianchi o neri. Eh, L'umanità vive i tuoni nella propria vita allo stesso modo, e allora. E allora eh, sì, può capitare che riusciamo a trovare in noi stessi le forze per calmarci, ma quando si riceve uno spavento, quando si riceve un colpo di questo genere, è molto complicato che un soggetto da solo ne possa uscire. E allora? Allora abbiamo bisogno di qualcuno. E questo qualcuno è la mamma. È, è, è la mamma, come. Come proprio come simbolo, come simbolo di affetto, è lei che ci ha fatto nascere, è lei, è lei che sicuramente sarà affezionata a noi tutta la vita perché noi rappresentiamo per lei la sua creatura, è, è lei che ci ha messo al mondo, e quindi è la mamma è il simbolo: è il simbolo al di là di ogni retorica, anche stupida retorica, sulla mamma, la mamma buona, l'affettività, eccetera. Però da un punto di vista simbolico è vero. È vero, noi lo possiamo utilizzare come simbolo di che cosa? Dell'amore, dell'affetto, poi se questo amore sarà quello del proprio compagno, della propria compagna, di un amico, di un animale, perfino, eh, beh, questo eh, non ha importanza. Quello che importa è il simbolo, è ciò che rappresenta qualcuno che canta per noi, qualcuno che ci dondola la culla, cioè qualcuno che ci dà una carezza, qualcuno che ci mette una mano sulla spalla, che ci accompagna un pomeriggio che ci offre una tisana senza bisogno di fare cose eh, clamorose, eh, senza bisogno di grandi proclami, un piccolo gesto, un piccolo gesto che ci aiuti a che cosa? Beh, che ci aiuti a capire che da qualche parte qualcuno ci sta volendo bene e mentre il tuono rappresenta il male rappresenta l'anaffettività, rappresenta qualche cosa distante da noi che vuole uccidere i nostri sentimenti, ecco che c'è questa contrapposizione, vedete, il frastuono e la musica, il canto dall'altra parte invece di qualcuno che ci ama, ma non è necessario che questa persona canti veramente o che sappia cantare, perché le parole che escono dalla sua bocca sono musica per noi. E, e proprio questa nota rappresenta l'affettività che esce, che esce dal cuore attraverso la bocca di questa persona. Ma questa persona può anche stare zitta, può semplicemente accompagnarci lungo una passeggiata durante la quale noi siamo scossi e affranti e il suo silenzio per noi sarà sempre questa musica. Quindi Pascoli dice il tuono, ma in realtà ci parla di tutt'altro. E poi per finire il lampo, e il lampo è, è anch'esso una poesia che riguarda queste tre componenti del temporale, il temporale, il tuono e il lampo. E il lampo è la luce, questo invece il tuono è sonoro e il lampo invece colpisce un altro organo di senso che è l'occhio e che cosa succede durante il lampo? Ci dice Pascoli che il cielo e la terra si mostrarono per quello che erano. La terra era ansante, livida e in sussulto, eccola qua la terra sullo sfondo, livida, ansante in sussulto. Perché? Perché colpita da un lampo. Quindi colta di sorpresa. Colta di sorpresa questa terra mentre soffre. Soffre colpita dal lampo o soffre anche per la sua stessa condizione perché se la terra è la condizione dell'umanità, l'umanità è livida, in sussulto, ansante. Eh, pensate anche alle situazioni che globalmente l'umanità può vivere, come quella attuale, o come per esempio le guerre, o altre, o altre situazioni. Oppure, oppure questa umanità, questa terra, nel, sulla quale gli uomini poggiano i loro piedi, viene colpita da un lampo e quindi soffre, soffre per questo per questo fatto, per questo fenomeno, ma il lampo potrebbero essere anche i lampi che l'uomo scaglia sulla Terra stessa, l'uomo sta distruggendo questo pianeta, diciamo non l'uomo in quanto tale, in quanto soggetto, quindi non io, non voi, certamente, ma il sistema nel quale viviamo, questo sistema economico, questo sistema votato al profitto, questo sistema capitalista che pensa solo allo sfruttamento, eh, distrugge il nostro pianeta quindi potrebbe anche essere questo cioè quello che viene fatto viene fatto a questa terra in ogni caso il cielo è ingombro tragico disfatto perché non c'è lampo senza un temporale senza una, una tempesta che si avvicina quindi con questo cielo che viene squarciato e che a noi appare come appunto ingombro e tragico tragico perché è nero è la tempesta che arriva ingombro perché è pieno di pioggia eh, però disfatto disfatto perché il lampo lo squarcia e quindi ce lo mostra a pezzi e mentre in questi secondi un secondo due secondi che dura questo lampo mentre appunto questa luce si spande ecco che Bianca bianca nel tacito tumulto, una casa apparì, sparì d'un tratto. Una casa appare e scompare improvvisamente sotto la luce di questo lampo. Ma dice una casa bianca bianca nel tacito tumulto. Tacito perché il lampo non è il tuono. Prima viene il lampo e poi il tuono perché... Il lampo viaggia alla velocità della luce, il tuono a quella del suono e sono molto diverse. La velocità della luce è molto superiore a quella del suono. Quindi il lampo è un annuncio: arriva il lampo, poi arriverà il tuono, poi sentirai, prima vedi e vedi qualche cosa nel tacito tumulto perché c'è perché silenzio, non c'è ancora il tuono, c'è silenzio, ma allo stesso tempo c'è tumulto. Un tumulto pazzesco perché questo lampo squarcia il cielo e ce lo mostra a pezzi, mescola tutto. Ma improvvisamente c'è una casa. Una casa che noi possiamo vedere e che per un attimo sparisce come, come un occhio. Un occhio largo e sterrefatto si si chiuse, nella notte nera. Quindi come questo occhio che ha visto qualche cosa. Che cosa ha visto quest'occhio per pochi secondi? Ha visto un lampo, ha visto una casa, ha visto una tragedia, ha visto una speranza, ha visto qualcosa che sta per arrivare, prima il lampo, poi il tuono, quindi la tragedia che sta per arrivare, ma ha visto anche la casa. La casa che vuol dire forse ancora una volta speranza, forse vuol dire ancora una volta qualcuno che ci vuole bene, che ci ama, che è pronto a sostenerci, che ci mostra che il futuro... Esiste. E non è solo il lampo, e noi abbiamo visto il lampo e sta per arrivare il tuono, ci dobbiamo preparare al, al peggio, arriverà il peggio, ma abbiamo visto la casa. In un attimo in cui eh, la notte nera è sparita, in cui la terra ci è apparsa livida, ansante, preoccupata per quello che sta per avvenire, beh in quell'attimo lì noi abbiamo visto una casa. Ma forse il lampo colpirà questa casa. La tragedia forse si abbatte su questa casa perché ogni tragedia colpisce una casa. Perché la tragedia colpisce l'essere umano. E l'essere umano ha una casa. E se non ha una casa proprio fisicamente ha degli affetti. E se non ha degli affetti li ha avuti. E se non ha nessuno lui è la sua casa. Per cui in ogni caso la tragedia lo colpirà o colpirà il suo ambiente. Quindi forse ci vuole dire questo? Che sta per abbattersi qualche cosa su questa casa? Può darsi, ma intanto noi la vediamo. L'abbiamo vista, sappiamo che esiste. Nel momento in cui sappiamo che esiste una casa, anche se viene distrutta, anche se una guerra la riduce un cumulo di macerie, beh, noi la possiamo ricostruire. Berlino è stata completamente distrutta, lo abbiamo visto, le persone, le persone proprio l'hanno ricostruita mattone su mattone. Quello che è stato perso è stato perso, ma la casa, gli affetti, eh, il luogo nel quale coltivare i propri sentimenti, quello esiste ancora, anche se le persone alle quali questi sentimenti erano indirizzati, magari non ci sono più. Però la casa rappresenta occasioni, altre occasioni e alla fine anche il ricordo è un sostegno. Eh, importante anche il ricordo dell'affetto il fatto di sapere di aver amato qualcuno che magari non c'è più e questo pensate vi, vi faccio solo un esempio campi di concentramento eh, gli ebrei in questi campi di concentramento che comunque hanno resistito non si sono tolti la vita sono andati avanti per quale motivo per il ricordo, il ricordo di una casa, il ricordo dei loro affetti, la speranza quindi di poter ricostruire. Dunque, anche se l'essere umano, magari che noi amiamo, non è più con noi, ma il ricordo di quell'amore costruisce il nostro futuro ed è in grado di farci sopravvivere alle tragedie che si annunciano attraverso questi lampi. E quindi ecco le poesie di Pascoli, il temporale, il tuono, il lampo. Tre poesie brevi, rapide, tre fotografie, tre immagini impressioniste, un pittore che usa la parola, un fotografo che usa le sillabe per descrivere che cosa, non una situazione della natura ma i momenti della nostra vita.